Pochi giorni separano la data di nascita da quella di morte. David Bowie, al secolo David Robert Jones, è nato l'8 gennaio 1947 e morto il 10 gennaio 2016. Oggi avrebbe compiuto 72 anni. Un apostrofo app dedicata al cantautore lo ricorda e ripercorre l'impronta indelebile che ha lasciato nella storia della musica. Una sorta di memoria che trova spunto dalla mostra itinerante Apostrofo David Bowie, partita nel 2013 dal Victoria and Albert Museum di Londra e conclusasi pochi mesi fa al Brooklyn Museum di New York, passando anche per Bowie. La voce narrante della app è di Gary Oldman, amico di lungo corso del duca bianco. Sono onorato di essere stato coinvolto nel progetto. L'applicazione permetterà al fan di Bowie, scomparsa a gennaio 2016, di vivere o rivivere la mostra nella sua versione in realtà aumentata. Si potranno esplorare decine di costumi, video, testi scritti a mano e opere d'arte originali della mostra. Gli utenti saranno in grado anche di esaminare ogni oggetto in dettaglio a 360 gradi e di riascoltare la musica di Bowie. L'applicazione è stata sviluppata da Planeta, società di New York, in collaborazione con David Bowie e Sony Music Entertainment, programmazione Rai. Grande protagonista della scena musicale, Rai Cultura celebra il duca bianco con un doppio appuntamento. Si comincia martedì 8 gennaio alle 23:20 su Rai 5 con il documentario di Side Bowie, The Chrome Sensor, in cui l'icona della musica Bowie celebra la vita e le opere del virtuoso della chitarra Mick Ronson, diretto dal pluripremiato regista John Brewer. Il cortometraggio ricostruisce la vita e la carriera del chitarrista fra i più amati e influenti del rock and roll, ricordato principalmente il suo accompagnamento a Bowie dagli Spiders from Mars fino ad Aladdin Sane. Si prosegue giovedì 10 gennaio alle 23:35 con The Sacred Triangle, Bowie, il Guru dal 1971 al 1973, film che racconta la straordinaria alchimia scaturita dall'incontro delle tre icone della musica Bowie, Iggy Pop e Lou Reed, avvalendosi di filmati rari, immagini di archivio ed estratti di esibizioni live,